Le parole si interrompono di fronte alla morte dei ragazzi, il linguaggio pubblico arrossisce davanti a tanta inaudita violenza per interesse o superficialità di gestione. Alla Chiesa è dato il compito di accompagnare nella sofferenza, accudire il dolore, consolare. Così il vescovo Armando Trasarti durante l'omelia della Santa Messa celebrata al Duomo di Fano per le vittime di Corinaldo, a 3 anni dalla tragedia che sconvolse l'intero paese. Quando una famiglia perde un figlio, aggiunto Trasarti, cambia la vita per sempre, non si sana mai. Al termine del rito religioso sono proseguite le iniziative organizzate dal COGEU, il Comitato dei Genitori Unitario, nell'ambito de Lotto per il Futuro. Da un concerto si esce senza voce, non senza vita, la prima giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza. È seguito un momento di raccoglimento fuori dalla cattedrale con il lancio di 6 palloncini. Le iniziative sono proseguite nella chiesa del Gonfalone, dove si è tenuta una tavola rotonda sul tema della sicurezza. Presente, tra gli altri, il grande paroliere Giulio Mogol, presidente della SIAE. La differenza lo fanno gli atti più che le parole. Io con il direttore della SIAE, Gaetano Blandini, incontreremo il ministro Lamorgese e porteremo tutto il lavoro che ha fatto l'Università di Urbino con i suoi ragazzi per la sicurezza nelle discoteche, quindi ogni capitolo ha un ragazzo che l'ha studiato a fondo e proporremo magari un commissario che si occupi proprio della sicurezza delle discoteche, proprio come responsabile. La mattinata si è conclusa con la consegna dei premi di laurea intitolati alle 6 vittime della strage di Corinaldo, assegnati dall'Università Politecnica delle Marche. L'università non deve solo trasferire competenze, ma deve soprattutto formare la persona, la centralità della persona. Da questo punto di vista, di fronte a questa tragedia, immane tragedia, abbiamo aderito all'idea di realizzare dei premi di laurea, riguardano tematiche specifiche inerenti alla sicurezza, articolate su diversi aspetti, da quelli normativi a quelli anche tecnici, ingegneristici. Questo perché la sicurezza acquisisce un ruolo fondamentale e quindi tutti gli strumenti in maniera multidisciplinare devono essere utilizzati. A riceverli 2 neoingegneri, 2 neomedici e 2 laureati in materie giuridiche. Si tratta di Alice Nepi, Gianni Falleroni, Francesco Aliberti, Nicola Breccia, Roberto Cappelletti e Giorgio Giovagnoli. Essere qui oggi è una bella, insomma, soddisfazione ricevere questo premio in memoria delle vittime. Insomma, a me personalmente mi ha toccato profondamente, anche perché quella sera era presente una mia parente che fortunatamente soltanto con un periodo di convalescenza se l'è cavata, e quindi poter essere qui un po' a testimoniare per la sicurezza è stata una bella soddisfazione, insomma. Con che lei è stato premiato oggi? Sì, ringrazio l'università e spero che comunque sia nasca da questa organizzazione qualcosa di bello e che continui nel tempo, che porti realmente dei risultati sia per la sicurezza sia per e la vita quotidiana. Il premio è stato consegnato per mano dei familiari delle vittime, presente tra loro il fratello di Benedetta Vitali, Francesco, che ha ribadito l'importanza di non dimenticare. Di anno in anno ha detto: aggiungiamo un tassello per far sì che si tenga alta l'attenzione su questa tragedia, nell'attesa che venga fatta giustizia. Questo è un altro tasto importante quanto dolente, perché sono passati 3 anni, ancora siamo un pochino indietro. È vero che si sta andando avanti, ma per noi è davvero doloroso e anche straziante ancora non avere un motivo, una risposta alla morte di mia sorella, ma di tutte le vittime che ci sono state quella sera. La giornata si è poi conclusa al Teatro La Fenice di Senigallia con un concerto presentato e animato dai ragazzi e dalle ragazze dello staff di Scuola Zoo. Stasera alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta di Mondolfo si terrà Uniti nel Ricordo, una veglia di preghiera in memoria di Asia, Emma, Daniele, Benedetta, Mattia ed Eleonora.